utilizzare il metodo dei ruffini e di non poterti dondolare sulla sedia? Vorresti conoscere la verità sulla spedizione dei mille e sulla scoperta dell'America? Segui la scuola mattonista! E ti parleremo anche dello sfruttamento dei bambini per l'estrazione del cobalto! Buongiorno a tutti e benvenuti alla sesta lezione di arte medievale della scuola mattonista, la Rinascenza nordica. Intorno al 1400 notiamo un fenomeno artistico comune ai principali centri europei, ovvero la presenza di opere d'arte molto simili, anche se commissionate e create in luoghi geograficamente lontani. Immaginiamo una zona che va dalla Spagna alla Boemia. Per questa ragione geografica, lo stile artistico europeo del primo Quattrocento viene chiamato gotico internazionale, ma è anche conosciuto come tardogotico o proto-rinascenza. Vediamo le caratteristiche dello stile. Il tardogotico o gotico internazionale si contraddistingue per l'eleganza del segno fluido e lineare, per il colore lirico e il carattere aulico, solenne, per l'espressione di una vasta gamma di sentimenti ed esperienze inusuali e drammatiche che vengono mostrate nelle opere, ma soprattutto per un rinnovato interesse per la natura e per l'uomo. Intesi quindi come soggetti principali della realtà da portare nell'arte, una realtà vista in ogni suo aspetto, anche nelle cose meno belle e nobili e nei dettagli meno scontati. Questa incantevole capacità di creare una visione persuasiva della realtà appare al nord, mentre in Italia i primi maestri del Quattrocento introducono innovazioni decisive nella rappresentazione dello spazio, delle proporzioni umane e del movimento. Ma vediamo subito le opere che ho scelto per rappresentarvi questa Rinascenza nordica. Iniziamo dall'opera che abbiamo già visto nella lezione precedente, Il Polittico dell'Agnello Mistico, nella cattedrale di San Bavone a Gand, in Belgio. Un'opera dei fratelli Van Eyck, 1432, committenza di un consigliere comunale. Quella che vedete è la parte feriale. La parte feriale significa la parte esposta al pubblico durante i giorni non festivi, quindi chiuso, politico chiuso. Nelle nicchie in basso trovate nelle parti più esterne i donatori. Quindi troviamo persone vive, i donatori, sono il consigliere comunale di cui vi parlavo, sono persone effettivamente viventi, lo vediamo dagli abiti e dal colore delle carni. Mentre nelle nicchie centrali troviamo i santi Giovanni Battista ed Evangelista, che come vedete sono ritratti come delle statue, quindi non sono esseri viventi. Questa è la differenza principale che troviamo nel trattare la stessa forma umana come elemento del passato storico, quindi statua su base ottagonale, rispetto all'elemento vivente, donatore. Questa parte bassa è la parte relativa alla, diciamo così, alla natura umana, perché nella parte alta troviamo invece quello che è la natura celeste dell'opera, ovvero l'Annunciazione, il tema dell'Annunciazione e profeti e sibille nella parte alta, che appunto preannunciano nel Vecchio Testamento l'avvento del Redentore. L'Annunciazione si svolge in una bellissima loggia, l'elegante panneggio dell'angelo e anche quello della Vergine è visibile insieme ad altri mille particolari che si possono osservare addirittura oltre il loggiato verso la città, un loggiato aperto, e questa estrema eleganza è quella che ritroveremo
anche all'interno, ovvero nella parte festiva del polittico. Questa è la parte festiva del polittico, con segnate anche le iconografie. Vediamola in un'immagine più in alta qualità. Quindi questo è lo stesso polittico che abbiamo visto prima, semplicemente aperto, quindi nella parte festiva, veniva aperto durante i giorni festivi, e troviamo, al contrario dell'iconografia precedente, nella parte bassa, la parte diciamo più appartenente alla realtà celeste, nella parte alta la realtà umana. Cominciamo subito dalle due opere più impressionanti di questo polittico, che sono Adamo ed Eva, trovate nella parte laterale. Adamo ed Eva sono veramente impressionanti per la loro modernità dell'epoca e una visione dei corpi nudi, anatomicamente abbastanza corretta, una versione nordica ovviamente dell'anatomia dell'uomo, quindi vuol dire comunque non siamo ancora alla precisione di un Leonardo. Scorciati dal basso, quindi una visione dal basso, notate anche le ombre portate del corpo di Adamo su se stesso, anche loro sono all'interno delle nicchie, ma sembrano quasi uscirne, guardate il piede che in modo realistico sembra quasi appoggiarsi al bordo della sua nicchia. Gli angeli, le tre persone divine al centro, sono tutte di un'iconografia abbastanza tradizionale. Nella parte bassa i cavalieri, gli eremiti e poi la scena dell'adorazione dell'agnello mistico al centro, che il critico d'arte Roberto Longhi disprezzava in quanto trovava che la prospettiva totalmente non corretta, inficiasse completamente l'opera. Diceva a proposito: ma quando finirà di scivolare quell'agnello dal suo basamento? No? Si capisce ovviamente che la prospettiva non è quella a cui siamo abituati nei nostri quadri contemporanei. Notate il particolare della resa delle superfici. Qui abbiamo l'immagine centrale dell'opera con la sua veste e qui il particolare della veste. Notate come sono magnificamente riprodotte le perle, la pesantezza della stoffa, le gemme, il panneggio. È una rappresentazione della realtà, come dico spesso, più vera del vero, oltre la fotografia, oltre l'immagine realistica.
Questa immagine l'ho inserita per darvi evidenza della grandezza dell'opera. Parliamo ora del giudizio universale di Roger van der Weyden, contemporaneo più giovane di Van Eyck, che dipinse su commissione del cancelliere di Borgogna, Rolin. Questo giudizio universale lo dipinse per l'ospedale di Bonn, dove è tuttora conservato. Come per l'Agnello Mistico, anche qui il giudizio universale si tratta di due opere che sono attualmente nella stessa sede in cui furono commissionate, per la quale furono commissionate. Scusate per la foto non chiarissima, non ne ho trovate di migliori. Questo politico era dedicato alle funzioni per i malati dell'ospedale di Bonn, poteva quindi essere visto dai malati mentre erano a letto, quindi si tratta di un politico molto grande, tutt'oggi visitabile, quindi vi consiglio di andarlo a vedere dal vivo. E vediamo nella parte bassa anche qui i donatori esterni, il cancelliere Rolin e la moglie. Le nicchie con i santi, l'annunciazione nella parte alta. Potete vedere, siamo in un contesto borghese, un cancelliere con la moglie estremamente vestiti bene, alla moda, si percepisce immediatamente chi sono i personaggi viventi e il fatto che ci siano i santi nelle nicchie, siano personaggi storici. Questa è la parte festiva, quindi questo è il politico aperto. Quindi avevamo visto prima la parte feriale, adesso vediamo quella festiva. Roger van der Weyden ha un grande interesse per il movimento drammatico e per l'espressione. Il tema iconografico era noto, ovviamente un giudizio universale, ma ora si pone la sfida di renderlo con un approccio basato sull'osservazione del reale. Quindi non trovate, per intenderci, demoni. Perché? Perché il cielo in fiamme, l'Altissimo Giudice, San Michele, i Santi, gli Apostoli, i morti che risorgono e vengono pesati. Sono tutti comunque elementi che nella mentalità, diciamo così, dell'uomo contemporaneo erano appartenenti al reale. Quindi il peso della condanna non viene esibito con il classico demone impressionante e drammatico che trascina il condannato verso la bocca dell'inferno, ma il peso della condanna eterna spinge naturalmente gli uomini verso la loro destinazione. E questo è diciamo un'innovazione nel tema che invece prevedeva appunto figure molto, molto diverse. L'espressione orribile dei volti esprime il dramma interiore di queste persone, perché sono co convinti della correttezza del verdetto. Quindi questa è la sfida è l'osservazione del reale, e in questo caso si trova nelle anatomie di questi corpi nudi nella parte bassa. Qualche dettaglio. E arriviamo a un altro politico, in questo caso è un trittico e di produzione provenzale, diciamo anonima, nel senso che non è stato ancora del tutto accertato l'autore, ma di sicura tradizione fiamminga. Si chiama Trittico dell'Annunciazione di Aix-en-Provence e troviamo al centro proprio l'Annunciazione. Nel pannello a destra il profeta Geremia e a sinistra, diviso attualmente in due parti, il profeta Isaia. Quindi la parte in alto con i libri si trova
Amsterdam e il profeta Isaia a Rotterdam, mentre il profeta Geremia si trova a Bruxelles, la pala centrale a Aix-en-Provence, quindi vederlo così come lo vedete in questa immagine non è possibile oggi. In questa fotografia si vede un pochino meglio. Ho inserito Barthélemy Dyke come autore perché è uno dei più accreditati, insomma, non mi piaceva mettere anonimo perché in realtà molto probabilmente si tratta di Barthélemy Dyke, nessuna parentela con i fratelli Van Eyck. Centro l'Annunciazione che vediamo si trova nella parte esterna di una chiesa gotica, vengono mostrati la Vergine e l'Arcangelo in dimensioni ovviamente sovrumane rispetto alla grandezza della Chiesa, quindi siamo in un punto di passaggio tra il Vecchio e il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento, la Navata, il Vecchio Testamento rappresentata dalla parte esteriore della navata della basilica, vediamo che siamo nell'Antico Testamento anche da queste figure. Il giglio, simbolo di purezza della Vergine, di consueto troviamo le parole che escono dalla bocca dell'angelo scritte. Questa iconografia tradizionale, bellissimo il panneggio sia dell'abito dell'angelo sia di quello della Vergine. Vediamo qualche dettaglio. Troviamo, come dicevo, il profeta Isaia sulla sua base ottagonale e stranamente non è rappresentato come una statua, ovvero potrebbe essere una statua ma policroma perché comunque su base ottagonale è rappresentato però a colori, cosa inusuale rispetto allo stile dell'epoca. Notate la parte dei libri che correttamente è stata, diciamo così, talmente apprezzata da essere utilizzata come una natura morta, quindi non si sono fatti scrupoli nel passato a tagliare, a segare via questa parte per renderla un'opera a sé stante. Stesso discorso per il profeta Geremia. Ed ecco, con questa foto decisamente migliore si può apprezzare il realismo e la felicità della mano dell'autore nella descrizione delle carte, dei libri, delle scatole e degli strumenti di scrittura in questa nicchia. La figura del donatore diventa sempre più importante e da piccola, come abbiamo visto nelle opere precedenti, spesso inginocchiata, acquista sempre più importanza e diventa, come in questa opera, si chiama Madonna del Cancelliere Rolin, una presenza reale, esattamente grande come la divinità. Quindi in questo caso il Cancelliere Rolin è rappresentato nella stessa dimensione fisica e spirituale della Vergine, e questo è veramente un salto notevole, concettuale della pittura fiamminga, anche un po', se vogliamo, un po' fuori dagli schemi, un po' arrogante. Quest'opera di Van Eyck, come vi leggete sotto, è del 1435 e vorrei sottolineare con quest'opera la capacità di Van Eyck di essere aderente al dettaglio, ma allo stesso tempo di riuscire a costruire delle immagini monumentali. I suoi ritratti indipendenti inaugurano una rinnovata stagione della ritrattistica quattrocentesca. Guardate l'immagine del cancelliere, è un vero e proprio ritratto. Ricordate sicuramente di aver visto l'uomo col turbante e i coniugi Arnolfini, che in questo caso si tratta di veri e propri ritratti. E
E che anticipano anche il contesto della composizione religiosa del donatore che diventa quindi un genere a sé, quindi la ritrattistica è una derivazione del tema del donatore all'interno dei politici. Sempre su questo discorso della ritrattistica, vediamo un'opera di Roger van der Weyden, che è La giovane donna, conservata a Washington. Questo ritratto meraviglioso della donna con gli occhi abbassati, le mani giunte, suggeriscono una preghiera, ma con queste labbra sensuali e questo rosso della cintura o le comunque la posa delle mani intrecciate in modo molto decorativo tradiscono la vivacità del temperamento che evidentemente doveva avere questa giovane donna. Vediamone qualche particolare. E qui vi vorrei mostrare un'opera di un francese, in questo caso Jean Fouquet, e non un fiammingo, ma l'area culturale è la stessa, che pittore francese realizza un felice compromesso tra il dettaglio nordico e la monumentale visione italiana. Durante un suo viaggio in Italia, Fouquet fu molto impressionato dalla prospettiva e dalla visione volumetrica, dei suoi contemporanei italiani e cercò di pervenire a una sorta di compromesso, di persuasiva rappresentazione della natura. Come vediamo, la prospettiva non è ancora quella corretta, quella che noi italiani usavamo all'epoca, ma cerca di comunque di inserire questo elemento nella rappresentazione dettagliatissima, diciamo la maniera nordica che fa del reale. Andando a vedere anche nei dettagli, notiamo che il gusto per il particolare, per il dettaglio, è nelle persone che vengono rappresentate, gusto per il monumentale è ovviamente nella rappresentazione del tempio. Jean Fouquet fu anche l'autore di questo bellissimo dittico che viene chiamato appunto il dittico di Melun, dove troviamo il donatore, Étienne Chevalier, e il suo santo protettore vicino, che è Santo Stefano, lo riconosciamo perché ha il capo cosparso di sangue e una pietra in mano. Sappiamo che tutti i martiri vengono sempre rappresentati con gli oggetti, gli attributi del loro martirio, e a fianco una splendida vergine, chiamata Vergine di Anversa, perché si trova nel Museo di Anversa in questo momento. Perché vi faccio vedere quest'opera? Quest'opera, nella sua parte ritrattistica, che è la parte di Étienne Chevalier e anche ovviamente del santo, che per quanto sia il santo è evidente che si tratta del ritratto di un modello, vengono a inserirsi nel discorso che abbiamo fatto prima sul donatore che diventa sempre più un pretesto per ottenere un ritratto. Mentre per quanto riguarda la Vergine, vorrei farvi notare la composizione volumetrica quasi cubista di questa Vergine che è stata costruita per figure primarie, triangoli, sfere, globi, un po' come anche le teste degli angeli rossi e blu che troviamo di sfondo, quasi fosse un arazzo. Notate anche il dettaglio delle perle, della corona del trono, quanto invece siano più affini alla Rinascenza nordica. Quindi ecco perché Jean Fouquet, diciamo che può essere considerato la sintesi tra i due approcci alla realtà.
un aneddoto interessante. Notate queste pettinature con le fronti estremamente alte, venivano rasate dalle donne. Era moda all'epoca avere un'attaccatura di capelli molto molto alta, quindi spesso per essere alla moda si rasavano le fronti, così venivano più tondeggianti. Era di gran moda all'epoca. Qui notate meglio il dettaglio della resa delle superfici. Arriviamo all'altare di Merode di Robert Campin. Anche qui ci troviamo di fronte a un trittico del 1423. Robert Campin è un pittore francese, anche in questo caso Francia e Fiandra per motivi politici erano molto vicine e quindi lo erano anche i centri culturali e la produzione artistica, erano molto vicine, come vi ho già anticipato. Troviamo i donatori nella parte di sinistra e San Giuseppe nella parte di destra, al centro l'Annunciazione vera e propria. In questa immagine un po' più ad alta risoluzione troviamo particolari incredibili in questo dipinto, già soltanto il panneggio degli abiti, il panneggio spezzato si dice in questo caso, è di un'abilità incredibile per l'epoca. È vero che la prospettiva è totalmente non corretta dal punto di vista della nostra sensibilità, ma cercate di notare tutti i particolari dell'opera, sono veramente tanti. La candela spenta, probabilmente perché è appena arrivato l'angelo che con la sua presenza ha fatto andare via la fiamma, il giglio, simbolo di purezza, il libro che sta leggendo la Vergine, che sono le sacre scritture, notate la brocca in fondo come lucente. Guardate il dettaglio della borsa che contiene un libro preziosissimo, ricchissimo, come vedete, e addirittura si può quasi leggere il passo che sta su questo rotolo. Di nuovo la composizione nel suo complesso. Notiamo altri mille dettagli dell'opera. Qui abbiamo lo Spirito Santo sotto forma di croce che va verso la Vergine. E troviamo nell'immagine di San Giuseppe, troviamo gli attrezzi del falegname, una trappola per topi, la città sullo sfondo. Insomma, sono opere di un dettaglio veramente, notate qui dietro i cavalieri, di un dettaglio infinito che meritano di essere viste dal vivo. Ecco, questa immagine l'ho inserita per farvi rendere conto sempre della grandezza di queste opere. Arriviamo all'opera finale di questa lezione, che è la deposizione di Roger van der Weyden. L'altare della deposizione è stato dipinto da Roger van der Weyden per la confraternita degli arcieri di Lovanio. Quest'opera si trova ora al Prado. In questa scena il corpo del Cristo morto e della Vergine, che è svenuta per il dolore, hanno, come notate, la stessa curva. Così come anche il braccio e le mani sono in postura simile, l'unica differenza è nella testa, che è viva nel caso della Vergine e quindi è eretta ed è chinata invece in quella del Cristo.
Il messaggio è quello della compartecipazione della Vergine all'atto della redenzione, quindi la sua compassione, la sua co-redenzione insieme al Figlio. Vediamo inoltre la capacità di descrivere il reale da parte di Roger, che era propria dei maestri fiamminghi e permetteva di rivelare al credente gli eventi della vita di Cristo, dei santi, con così tanta suggestione da impressionare profondamente lo spirito del devoto. Quindi le espressioni di grande sconforto che vediamo in questa opera dovevano essere veramente di grande impressione, dovevano essere suscitavano sicuramente grande impressione nel devoto che le osservava. La struttura della scena è complessa. Vediamo una scena reale che si svolge davanti ai nostri occhi sul terreno sassoso del Golgota, ma se alziamo lo sguardo capiamo che siamo in realtà in una nicchia poco profonda. Quindi siamo davanti in realtà a un'imitazione pittorica di un gruppo scultoreo, come si usava all'epoca per gli altari. Gli altari erano di solito decorati con un gruppo scultoreo, un gruppo ligneo. Quindi cosa fa Roger? Imita un gruppo scultoreo policromo con la sua pittura. Perché? Perché all'epoca andava in voga l'altare con la scultura e non con la ginocchia. Quindi con i suoi mezzi cerca di riprodurre una scultura. Ecco quindi anche la capacità tecnica di cui vi dicevo prima, la capacità di rendere irreale. Tuttavia, le figure non imitano, come vedete bene, le sculture. Sono carne, sono vestiti, sono anatomicamente realistiche, tanto da poter competere con le contemporanee opere italiane. Notate il braccio della Vergine, che è una meraviglia di verisimiglianza, il corpo nudo poi del Salvatore è assolutamente realistico nel modellato e nel pallore mortuario. Notiamo inoltre il gesto disperato in torsione prospettica della donna sulla parte destra, di un fine virtuosismo espressivo, ma anche prospettico. Adesso vedremo i dettagli dell'opera. Come vi dicevo, siamo sul Golgota, ce lo ricorda il teschio, l'osso e ovviamente il terreno sassoso. La posizione del corpo della Vergine, identica a quella del Cristo. La bellissima torsione prospettica della donna all'interno della nicchia. Per brevità non ho citato le miniature, gli arazzi, le opere di oreficeria, le sculture di questo meraviglioso autunno del Medioevo, perché da sole queste opere meriterebbero davvero delle lezioni monografiche. Non c'è fretta, racconterò di loro dopo una doverosa introduzione alla Rinascenza italiana nella prossima lezione. È vero che è molto studiata anche nelle nostre scuole. Il Rinascimento è forse il periodo più studiato, ma vorrei più che un elenco di nomi e date, vorrei lasciarvi qualche punto saldo per poter godere di queste opere che più conosciamo con maggiore riconoscenza verso quegli artisti che l'abitudine ha reso sbiaditi, soggetti di souvenir museali e gadget di un immaginario pop. Vorrei riuscire nella prossima lezione a trasmettervi la meraviglia dei contemporanei quando videro per la prima volta l'immensità rivoluzionaria della Rinascenza italiana.
A presto, alla prossima lezione.